Pochi minuti prima delle 9 squillò il telefono. «Chiamano il dottor Van Eyck da Glen Falls», annunziò la telefonista. «Sono io». Ci fu il solito «Pronto, pronto?» e poi «Parla il dottor Haydon dell'ospedale di Glen Falls. Hanno portato qui un ragazzo con una pallottola nel cervello, forte emorragia e polso debole». «Sono quasi a 100 chilometri da Glen Falls», disse il dottor Van Eyck. «Avete provato a chiamare il dottor Mercer?» «Non è in paese», rispose il dottor Haydon. «Ho telefonato a voi perché il ragazzo proviene dalla vostra città. Passava la domenica qui dai parenti e si è colpito maneggiando una pistola». «Avete detto che il ragazzo è di Albany?» chiese il dottor Van Eyck. «Come si chiama?» «Arthur Cunningham». «Non mi sembra di conoscerlo, ma verrò il più velocemente possibile. Nevica forte, ma spero di arrivare prima di mezzanotte». «Devo però avvertirvi che i genitori di questo ragazzo sono molto poveri e che è assai poco probabile che possano pagare». «Non importa», disse il dottor Van Eyck. Pochi minuti dopo, l'automobile del chirurgo si fermò davanti alla luce rossa di un semaforo alla periferia di Albany. Un uomo, che indossava una giacca di cuoio marrone, aprì lo sportello e salì in macchina. «Andate dritto per questa strada», disse, «e non fate storie, ho la pistola». «Sono medico», disse Van Eyck, «e mi hanno chiamato per un caso urgente». «Poche chiacchiere», ingiunse l'uomo dalla giacca di cuoio. «Accelerate!» A 1,5 chilometri dalla città, lo sconosciuto ordinò al dottore di fermarsi e di scendere. Al medico occorse mezz'ora per trovare un telefono e gli ci volle del bello e del buono per convincere un noleggiatore da rimessa a mandargli un tassì. Giunto alla stazione, vide che il primo treno per Glen Falls non sarebbe partito fino a 12:10. Erano le 2 passate quando il chirurgo giunse all'ospedale. Il dottor Haydon lo aspettava. «Ho fatto il possibile», disse Van Eyck, «ma la mia macchina...» «Grazie d'aver tentato», l'interruppe il dottor Haydon. «Il ragazzo è morto un'ora fa». Mentre attraversavano la sala d'aspetto, Van Eyck si fermò di botto. Su una panca, con la testa tra le mani, era seduto l'uomo dalla giacca di cuoio. «Signor Cunningham», disse il dottor Haydon, «vi presento il dottor Van Eyck. È venuto qui da Albany per cercare di salvare il vostro ragazzo».